Ero bagnato fradicio e coperto di fango e avevo fame e freddo ed ero lontano 50.000 anni luce da casa a combattere su un mondo straniero e a chiedermi se ce l'avrei mai fatta a riportare indietro la pelle. Adesso c'era arrivato anche il nemico su questo fottuto pianeta. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Era stata la guerra, subito. Quelli avevano cominciato a sparare, senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso bisognava combattere, coi denti e con le unghie. Vidi uno di loro strisciare verso di me, presi la mira e feci fuoco. Il mostro emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. La vista del cadavere mi fece rabbrividire. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame. Sentinella di Frederick Brown è forse il più breve racconto di fantascienza che sia mai stato scritto, ma poiché ribalta ironicamente una situazione tradizionale, l'uomo aggredito dal mostro spaziale, è il più adatto ad aprire un discorso di verifica e di rivalutazione della letteratura fantascientifica. Letteratura che, nata come divertimento fine a se stesso, si è poi trasformata in uno strumento di indagine sociologica volta a denunciare i problemi più gravi della società moderna. La fantascienza, se per alcuni contenuti si può far risalire alle grandi utopie di Platone, di Tommaso Moro, di Bacone, sul piano letterario deriva invece da due matrici della fine Ottocento. Da un lato i romanzi neri o gotici di scuola anglosassone, dall'altro le avventure parascientifiche di Jules Verne e di Herbert George Wells. Da questa contaminazione tra razionalismo scientifico e romanticismo decadente nacquero tutti i romanzi della prima fantascienza, le epopee di navigatori dello spazio perduti in mondi lontani, alle prese con tutta una fauna di mostri e di creature più o meno sgradevoli. Quanto al cinema, trasformando in immagini questo materiale, non fece che involgarirlo, mettendone inesorabilmente in luce, con la falsità dei suoi mostri di cartapesta, tutti i grossi limiti sia di forma che di contenuto. Ma nell'immediato dopoguerra la fantascienza divenne adulta. Il gioco del mostro era stato divertente, ma ora si facevano avanti problemi ben più reali: la civiltà delle macchine, la minaccia nucleare, la tecnologia. Tra le fila degli scrittori cominciarono ad affluire scienziati di nome, il futuro remoto e incredibile divenne futuro prossimo e plausibile, e sempre più spesso affiorarono i motivi della satira e della critica. Anche alcuni film si fecero notare per impegno produttivo e per serietà di assunto. Fra questi, Il pianeta proibito ebbe fra l'altro il merito di portare sullo schermo il nuovo deuteragonista ufficiale dei racconti di fantascienza, il robot. Artefice del suo avvento fu Isaac Asimov, scienziato, docente universitario e massimo esponente della fantascienza tecnologica. Le tre leggi della robotica. Primo, un robot non può recare danno a un essere umano. Secondo, un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani. Terzo, un robot deve proteggere la propria esistenza purché questa autodifesa non contrasti con la prima e la seconda legge. Alla fine degli anni 50, finalmente il discorso si sposta dalla macchina all'uomo e la prospettiva avveniristica si fa ancora più ravvicinata. L'uomo, infatti, non è più quello di domani, ma praticamente quello di oggi, artefice e prigioniero di una struttura sociale ed economica che lo va soffocando senza che lui se ne accorga. Siamo dunque al tema, essenzialmente sociologico, dell'alienazione, tema che ha a sua volta due illustri precursori letterari, Il mondo nuovo di Aldous Huxley e 1984 di George Orwell, che collocano le allucinanti prospettive dell'alienazione rispettivamente in una democrazia e in una dittatura di domani. Ma è significativo che entrambi, partendo da premesse politiche antitetiche, arrivino poi allo stesso risultato, la soppressione della libertà, dell'autonomia e della coscienza individuale nella società futura. E questo è anche il tema di fondo di tutti i più impegnati scrittori di fantascienza sociologica, che di volta in volta ne isolano e ne mettono a fuoco i singoli aspetti, problemi del nostro tempo e problemi gravissimi che per lo più stiamo risolvendo in modo catastrofico.
Per convincersene, basti un sommario elenco di alcuni dei temi prediletti dagli autori di fantascienza: l'assassinio sistematico della cultura, il pericolo nucleare, la dittatura politica, la morte dell'amore, la massificazione, la presunzione, la solitudine, la violenza collettiva, la violenza individuale. Tutti argomenti la cui attualità può essere controllata con terrificante facilità. Li possiamo ritrovare infatti sulle pagine di un qualsiasi nostro quotidiano, ridotti implicitamente a voci ordinarie di un bilancio di tutti i giorni. Può sembrare strano che per denunciare problemi di oggi li si proietti nel domani, ma poiché si tratta di processi in divenire, la prospettiva del futuribile consente di aberrarli per eccesso, conducendoli alle loro estreme conseguenze e aumentandone così non solo la violenza, ma anche il divertimento. Come in questo brano di Robert Shickley, che ironizza sulla morte dell'amore in un mondo sempre più votato al consumismo. La nostra è la maggiore azienda del paese specializzata in amore. Grazie ai prodigi della scienza moderna possiamo mettere a vostra disposizione questo sentimento elegantemente confezionato e per un prezzo ridicolmente basso. Prodotto che vi offriamo è predestinato, spontaneo, soddisfacente dal punto di vista estetico, delizioso dal punto di vista fisico e morale. Inoltre, soltanto la nostra ditta può offrirvi come extra l'incontrollabile prima scintilla, il momento accecante dell'amore a prima vista. Il nostro prodotto non è un surrogato, è esattamente lo stesso sentimento su cui poeti e scrittori hanno delirato per migliaia d'anni. Le più quotate agenzie scientifiche hanno fatto le analisi qualitative della nostra merce, confrontandola con il prodotto naturale. In ogni caso, il nostro amore è risultato dotato di profondità, di passione, di fervore e di portata infinitamente superiori. La previsione di Shackley sulla commercializzazione del sentimento è ancora di tipo fantastico, anche se parte da premesse già in atto. Ma un'ipotesi di futuribile ancora più attuale ce la dà per esempio Friedrich Pohl. Hai già un frigorifero? Puzza! Se non è un frigorifero Fekl, puzza! Se è un frigorifero Fekl dell'anno scorso, puzza! Soltanto il frigorifero Fekl di quest'anno è veramente buono! Sai chi ha i frigoriferi Ajax? Gli invertiti hanno i frigoriferi Ajax! Sai chi ha i frigoriferi Triple Cold? I comunisti hanno i frigoriferi Triple Cold! Qualsiasi frigorifero che non sia un Fekl ultimo modello, puzza! Compera un Fekl! Un Fekl! Un Fekl! I frigoriferi da 4 soldi rovinano il cibo! Vuoi mangiare il cibo andato male, puzzolente? Ti farà star male, creperai! Perché non ti fai furbo e non compri un Fekl? Compera un Fekl! Un Fekl! Un Fekl! Fin qui la finzione di Pohl. Una pubblicità brutale, ossessiva, dittatoriale. Le immagini che vedete ora però non sono meno perentorie, invadenti e brutali. Eppure esse, come quelle che seguiranno, non appartengono più alla finzione, ma alla realtà. Sono immagini riprese dal vero, immagini del nostro tempo, delle nostre città, di noi stessi. Le strade si intersecavano su tutto il continente, scendendo attraverso svincoli sopraelevati ai giganteschi parcheggi al centro della città, o dividendosi nelle grandi arterie suburbane. Nell'insieme, le autostrade e i parcheggi occupavano più di un terzo dell'intera superficie nazionale. Consumare è un dovere per tutti. Non devi mai sprecare le cose, tu devi usarle.
Se è necessario, devi ridurti all'orlo del collasso per usarle. Non devi mai distruggere o gettare via qualcosa. Tu devi consumare. Una volta, la maggior parte dei giochi si giocava senza altri accessori all'infuori di qualche palla, alcuni bastoni e alle volte una rete. Ma così non si aiutava in alcun modo il consumo. Al giorno d'oggi, invece, esso esige una quantità di accessori almeno uguale a quella del più complicato dei giochi esistenti. Uno spettacolo davvero straordinario. Un uomo che va a spasso a piedi. Un eccentrico che certamente la polizia conosce e sorveglia. Uno di quegli eccentrici che amano fare lunghe passeggiate per il gusto di camminare. Una fila di case. E dietro a quella un'altra lunga fila di case. E dietro la seconda fila un'altra. Una fila dopo l'altra, una dietro l'altra, una esattamente identica all'altra. La spettrale parata delle case dei terreni felici si stendeva senza limiti, per sempre. Tutte queste immagini sono state riprese dal vero. Le allucinanti profezie di Ballard, di Paul, di Huxley, di Bradbury, di Simak sono già diventate realtà, la nostra realtà. E tutte si riassumono in un angosciato messaggio di fondo. L'uomo oggi, quello stesso uomo che Marcuse ha definito a una dimensione, non appartiene più a se stesso, ma al sistema che si è costruito attorno. Un sistema che lo conduce non solo al benessere e alla comodità, ma anche alla sperequazione, all'ingiustizia, alla solitudine, alla follia. Tutti noi faremmo bene a meditare la lezione che ci viene dalle storie di fantascienza, perché è fin troppo evidente ormai che i loro protagonisti non sono i nostri discendenti, nei nostri figli. La fantascienza siamo noi.